Io non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto un errore. Beh, allora sei un guacquaraquà. È colpa anche questa di conto. Prego, applauso. Attenzione sia. Noi abbiamo un pool di esperti. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning Vietnam! Buonasera amici di Primo Canale, ben ritrovati a Good Morning Vietnam, il primo tentativo di secessione giornalistica riuscitissimo. Abbiamo fatto il rogito di Primo Canale stamattina. Questa settimana non posso che partire dal tweet del presidente della regione Liguria Giovanni Toti che tante polemiche ha suscitato. Le persone di una certa età in Liguria così numerose si sono davvero offese per questo tweet. Sono arrivati addirittura a minacciare lo sciopero della sorveglianza dei cantieri. Pensionati di tutto il mondo, unitevi! Approfitto delle telecamere di Primo Canale per rivolgermi direttamente al presidente Toti. Presidente, se le serve un nuovo social media manager, sono qui. Voglio dire, se bisogna scrivere delle cazzate, tanto vale assumere un professionista. Poco professionista, molto libero. Andiamo negli Stati Uniti, è ancora in bilico l'elezione del nuovo presidente. Ho vinto qualche cosa? No, non ho vinto niente. Posso girare la ruota? Determinanti saranno i voti via posta. Se si votasse così anche in Italia, i risultati li sapremmo a fine legislatura. Hai voglia, Mentana, a fare le maratone? Piccola digressione. Io credo che la gente sia matura per un maggiore coinvolgimento nella cosa pubblica. Effettivamente siamo migliorati. Siamo più profondi, più maturi, più pacati. Pronto, chi parla? Suo nome, da dove chiama? Da Stoccati. Nuovo DPCM, l'Italia è divisa in tre. Praticamente il virus è riuscito laddove fallì la Lega Lombarda. La Liguria è in zona arancione e tanto siamo abituati. Finisce qui Good Morning Vietnam, la mia personalissima rassegna stampa. Ci vediamo la settimana prossima e mi raccomando, a casa entro le 22.